Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio spiegare come devi fare i bonifici per gli incentivi statali. Sia che stai facendo degli incentivi statali per gli infissi o anche per altre cose, è molto importante seguire queste regole, perché poi si rischia di perdere incentivi che, ti ricordo, sono anche molto importanti, perché si va dal 50%, ma potrebbe essere anche l'85% per il sistema bonus o il 90% per il bonus facciate. Quindi le cose che non devi mai assolutamente fare è pagare in contanti, pagare in assegni o pagare con un bonifico normale. Il pagamento deve essere tracciabile e deve essere il tipo di bonifico giusto per quel tipo di incentivo. Ad esempio, nel mondo degli infissi solitamente si fa o ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica. Se stai facendo un lavoro di ristrutturazione edilizia e vuoi utilizzare un incentivo, farai un bonifico per ristrutturazione edilizia. Se invece stai facendo riqualificazione energetica, farai un bonifico per riqualificazione energetica. E l'altra cosa importante nella causale, andare a scrivere dove verrà fatto quell'intervento, mettere i riferimenti alla legge, che sia ristrutturazione o riqualificazione, e andare a mettere anche il numero della fattura e la data della fattura. In questo caso avremo tutti gli elementi perché le cose funzionano. Ma anche un'altra cosa che non ti ho detto, è importante, sembra scontato ma non lo è, che chi fa il bonifico lo faccia dal conto corrente che è intestato lui, da chi si deve poi detrarre quell'incentivo. Quindi se io faccio il bonifico dal mio conto corrente, ci sarà il mio codice fiscale, l'IBAN dell'azienda alla quale faccio il bonifico, rabbinato a quell'IBAN lì, la sua partita IVA, il tipo di bonifico è giusto, il tipo di causale è giusta, e non correrà alcun pericolo, il tuo incentivo arriverà. Chiaramente, quando avrai finito tutto l'iter, dovrai dare le carte al tuo commercialista o chi ti segue la contabilità, ma avendo fatto il bonifico in questo modo, tu avrai il diritto a ricevere l'incentivo statale. Ciao e al prossimo video!